Buonasera, benvenuti a questa anteprima. Ovviamente intuirete che parleremo stasera del Capodanno col botto, del giallo, e vi spiegheremo perché, che si agita intorno all'onorevole Emanuele Pozzolo e alla sua pistola. Ne parleremo con Pietro Senaldi, con la professoressa Orbinati, qui in studio con Antonio Padellaro. Sarà un duello ma senza armi, e vi devo dare una notizia ferale: per fortuna rimediamo, Marianna Aprile è accimurrata ma è qui con noi. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. No, facciamo un piccolo sommario come sempre. Iniziamo ovviamente dal caso che imbarazza il governo, no? L'arma del contendere, dell'imbarazzo del governo per il caso Pozzolo. Poi c'è lui invece, Sergio Mattarella, il discorso di fine anno che aveva accennato anche alle armi, ma insomma ha iniziato l'anno con una lettera in cui sollecita le Camere a rivedere il DL concorrenza che comunque ha firmato. L'oggetto del contendere stavolta sono gli ambulanti, come già l'anno scorso i balneari, e poi il caso Verdini. Domani ci saranno gli interrogatori di garanzia, sarà interrogato anche Tommaso Verdini, figlio di Denis. Insomma, questo e molto altro tra poco con il socio telesistico. Allora ci fermiamo solo pochi istanti, guardate, veramente è un romanzo popolare, e lo scopriremo fra poco. Buonasera, alle 8.43, l'informazione in diretta della 7, in onda, i fatti li conoscete: un colpo di pistola nella serata di Capodanno, durante una festa organizzata dal sottosegretario Delmastro in una frazione di Biella, ospiti tutti del sindaco di quella cittadina, che è la sorella di Delmastro. Poi arriva un parlamentare, arriva Emanuele Pozzolo, armato di una pistola, parte un colpo, viene ferito addirittura un parente della scorta di Delmastro. E il giallo inizia qui, perché il deputato dice: sì, la pistola è mia, ma non sono stato io a sparare. Viene interrogato per 6 ore, all'inizio rifiuta di consegnare i vestiti, poi viene sottoposto allo STUB, il cosiddetto tampone alla mano, e anche alla perizia sui suoi indumenti. Ma chi è stato a sparare allora? Questa è la prima domanda. La seconda è se questo caso sia un problema politico o no per la maggioranza del centrodestra. Allora risaluto subito Antonio Padellaro, Pietro Senaldi, la professoressa Orbinati. Marianna è in via eccezionale a casa per causa Covid, ma non perderemo nessuna delle sue strepitose faccette. Partiamo subito con una scheda in cui Livia Mancini ci racconta che cosa è accaduto e perché è politicamente importante, e poi Padellaro prenderà la parola. Emanuele Pozzolo rovina il Capodanno al governo. Durante la festa organizzata dalla sorella di Andrea Delmastro, sottosegretario alla giustizia, nel comune biellese di Rosazza, il parlamentare di Fratelli d'Italia Pozzolo estrae il suo mini revolver, da cui parte, pare inavvertitamente, un colpo che ferisce alla gamba un 31enne, genero di un uomo della scorta di Delmastro. Non sono stato io a sparare, dichiara, poi fa passare 6 ore prima di sottoporsi al test dello STAB e rifiuta di consegnare i suoi vestiti alle forze dell'ordine, invocando l'immunità parlamentare. Inevitabili le polemiche con richiesta di dimissioni da parte delle opposizioni per Delmastro e per Pozzolo, già ribattezzato il deputato con la pistola. Vercellese, 38 anni, consigliere comunale della Lega Nord nel 2004 e nel 2019 assessore per Fratelli d'Italia. Io ringrazio molto Andrea, è un matto un po' più avveduto, ma è comunque matto. Lui, Pozzolo, avveduto non lo è mai stato. Durante la pandemia si distingue per la posizione apertamente no vax e no green pass. E poi quel post del 2015, che letto ora si presta inevitabilmente al sarcasmo, in cui in occasione della strage dell'Oregon scriveva: per Obama è sempre solo colpa delle armi, eppure io non ho mai visto una pistola sparare da sola. Vecchia storia quella della destra pistolera italiana. Chi non ricorda il sindaco sceriffo Gentilini, Massimo Bitonci della Lega, che girava fieramente armato per le vie di Padova nel 2016, o Gio Formaggio per quelle di Albettone, per non parlare di chi la pistola l'esibiva in TV. E solo nell'ultimo anno c'è chi ha pensato di introdurre il tiro a segno nelle scuole, dare il fucile in mano ai sedicenni per la caccia e di decorare l'albero di Natale con munizioni e cartucce, in evidente spirito pacifista.
Ovviamente una punta di sarcasmo che non manca mai nei nostri servizi. Allora, Padellaro, c'è la copertina, la prima pagina del Fatto di Oggi, che effettivamente sembra la copertina di un western di Morricone, e del Mastro e l'altro di Fratelli d'Italia, Capodanno con il botto. E è un problema politico o è solo un incidente, come ha detto Giuseppe Cruciani, noto polemista, dicendo va bene, se uno gira con la pistola legalmente può anche partire un colpo? Allora, uno sparo nel buio della regione. Intanto si può esprimere solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si era appena ripresa dal disturbo fastidioso all'orecchio, dal titolo di Libero che gli aveva fatto cambiare sesso, e mentre cercava di godersi una giornata di riposo viene raggiunta da questa hai questa fatto notizia. Arrabbiare Senaldi e vabbè, ma no, vabbè, ma insomma, voglio dire, no non si è ripresa dal titolo, sì. Ma perché ti ha telefonato dicendo che non gli era piaciuto il titolo? No, se dobbiamo partire a dire balle a nastro, beh, certo, voi Senaldi, sei più bravo di me, pazienza. Però posso provare, vogliamo stabilire ma voglio dire, mi dici dove esiste l'intercettazione Merkel culona inchiavabile, visto che sei un maestro. Poi parlerai, sei sopra le righe in maniera inutile, o quando la Meloni si irrita ti chiama ed è una notizia, in tal caso è una notizia, si era appena ripresa da un titolo che ha fatto ridere i polli, va bene? Allora possiamo, però fammi dire un'altra cosa. Fammi dire un'altra cosa, ti stavo dicendo, la solidarietà alla Meloni, e ripeto quello che ho detto, perché lei vive ormai in una situazione veramente non invidiabile, mentre deve occuparsi di grandi questioni internazionali, di questioni di governo mica male, poi parleremo anche del richiamo di Mattarella, deve affrontare continuamente i problemi della incapacità di una classe dirigente di essere tale. Perché oggi lo sparo del deputato Pozzolo di Palazzo di Fratelli d'Italia è un'altra delle serie, fa parte della serie di comportamenti abbastanza ridicoli che creano non un problema politico, ma un problema di dignità da parte di chi deve esercitare le funzioni di governo. Perciò, come fa un Presidente del Consiglio a continuare a lavorare quando continuamente viene disturbata da questi personaggi? C'è un problema che riguarda veramente chi rappresenta il governo e le istituzioni. Quindi per Padellaro un problema politico. Marianna? Però il tema è anche di opportunità a proposito di fisionomia della classe dirigente, perché qui vado da Pietro Senaldi. Il tema è, da una parte, se sia normale presentarsi a una festa di Capodanno di un sottosegretario, peraltro per quanto amico, insomma, rimane sottosegretario alla giustizia, armati. E cosa non meno grave, rifiutarsi di consegnare gli abiti su cui pure la Procura ha potuto fare dei rilievi, invocando un'immunità parlamentare che, insomma, se dobbiamo stare, come è giusto che sia, la versione di Pozzolo, non sarebbe necessaria, visto che lui sostiene di non aver esploso lui il colpo. Quindi ti chiedo, non c'è anche, al di là del caso, anche una mala gestio del caso da parte di Pozzolo? Allora, su quello che è accaduto, diciamo che noi abbiamo dato la nostra chiave di lettura con il titolo C'è un pistola anche in Fratelli d'Italia, e che sintetizza un attimo il nostro pensiero sulla vicenda e in particolare su Pozzolo. Siccome secondo me la vicenda è molto seria e diciamo così pone un tema, perché dal mio punto di vista, se tu non prendi le distanze dai pistola, finisce che poi la gente non ti distingue più, non fa più distinzione fra te e loro, no? Sei tu che ti devi prendere le distanze, perché sennò uno dice, vabbè, ma che differenza c'è fra te e quell'altro? E io credo e penso che probabilmente le distanze verranno prese. E poi però bisogna anche dire le cose come stanno, ovvero sia, è senz'altro inopportuno
È anche vero che se tu hai un passaporto per difesa personale, non è che puoi, sei tenuto a portare l'arma con te. Dopodiché, quello che è successo a me sembra che sia ingiustificabile, perché a me risulta che il ferito abbia fatto capire che lui si è avvicinato incuriosito dalla pistola e quindi diciamo non è che la pistola se ne stava nella tasca, no? Quindi questo è un dato di fatto. E poi però bisogna anche dire che non è vero che lui non si è sottoposto il test, no? Cioè l'incidente è avvenuto all'una di notte, alle due questo era in questura, alle nove è uscito con tutti i test fatti. No, ma quindi, infatti il tema era rifiutarsi di consegnare gli abiti. Ho specificato che i test... Se non hai sparato fatti, tu, perché? L'immunità è stata invocata per non consegnare. Sì, però noi sappiamo bene... Questo sì, mi sembra di tutto il caos la cosa minore. Poi noi sappiamo benissimo che io non so se ha sparato lui, se è partito accidentalmente. Secondo me è più grave se non ha sparato lui, perché dal modo che tu hai una pistola e la dai in giro, è ben più grave di averla, no? Cioè se tu hai una pistola regolare, ce l'hai e sbagli e fai un'imprudenza. Tra l'altro, ma se tu hai una pistola regolare, in pressione, perché una pistola piccola ma che richiede un porto d'armi. Professoressa Urbinati, dicevamo del giallo e ne accennava anche Senalli, non è irrilevante se a sparare è stato il deputato o se a sparare è stato qualcun altro o se il colpo è partito mentre questa pistola veniva mostrata, perché comunque vorrebbe dire che il colpo era in canna, padellato, non è una cosa da poco. Allora il tema della responsabilità in America, dove sulle armi se ne dicono tutti i colori, che cosa sarebbe successo? Questo qui non è però il caso di un cittadino diciamo ordinario, di un folle, di uno squilibrato. Questo è il caso di un personaggio politico che addirittura è legato ad un ministero e quindi un sottosegretario. Fa parte, cioè... No, il sottosegretario no, però, legato. No, va detto che le opposizioni hanno chiesto le dimissioni di Del Mastro, ma Del Mastro è incolpevole. Trovato un invitato armato. Va benissimo, avete ragione, collegato a questo. Quindi siamo di fronte non a un cittadino come me o come tanti noi, ma a chi ha una responsabilità. Ecco, quindi su questo non c'è dubbio, come non c'è dubbio anche se il colpo fosse stato diciamo sparato per caso da un'altra persona, sarebbe ancora più grave perché significa che la sua pistola è in mano a chi vuole, ad altri e non solo a chi ha il porto d'armi. Sarebbe ancora più grave secondo me se fosse stato sparato da un'altra persona. Se fosse stato sparato incidentalmente ancora più grave, perché significa che non è attento alle armi che porta e quindi è pericoloso per gli altri. E quindi perché scuote la testa, Pietro? Perché? Ma scusate, ma qui stiamo insinuando il dubbio che ci sia un'azione volontaria nello sparo. No, allora io credo che o uno è un pazzo o non è che tu ti presenta uno e tu gli spari così. No, è un parlamentare, gli spari così. Ho detto che è ancora più grave se non è volontaria. Ho detto proprio il contrario. Dipende. È più grave perché la persona che porta le armi non è padrona delle sue, diciamo così, volontà. E quindi è ancora più grave. In ogni caso, dimostra, e questa volta devo dire che il senatore Renzi ha detto le parole giuste, dimostra che è una classe politica al potere che è molte volte inadeguata. In alcuni ministri senz'altro e anche in questi amici dei ministri o altro. Oltretutto ci si chiede a Renzi, e dico che è una buona, mi sembra che sia una buona domanda da porre, che cosa ci faceva un entourage familiare di scorta in una festa, diciamo così, di fine anno di un sottosegretario? Posso rispondere? Sì, prego. Beh, innanzitutto qui è proprio dove Renzi ha sbagliato, perché è una festa privata, tu hai degli agenti di scorta e partecipano alla tua festa. E gli agenti di scorta chiedono... Con i nipoti, con i cugini? No, non gli agenti di scorta, mi scusi. Siccome è una festa, ok, possono partecipare chiunque. Non è che se tu sei parente di un agente di scorta non puoi andare alla festa. Marianna... L'hai spiegato. Io non ritengo grave che ci fosse un parente, no. Però era una festa aperta. Ma voglio sentire Marianna. No, in realtà più che sentite me, senti il Presidente della Repubblica, perché Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno ha toccato tanti temi, aveva fatto tra l'altro anche un passaggio quasi premonitore profetico sulla,
sulla diffusione delle armi. Allora vediamo la clip che abbiamo preparato e poi torno da Padellaro per capire che anno sarà anche in base a questa clip. Il lavoro che manca, pur in presenza di un significativo aumento dell'occupazione, quello sottopagato, le immani differenze di retribuzione tra pochi super privilegiati e tanti che vivono nel disagio, le difficoltà che si incontrano nel diritto alle cure sanitarie per tutti, con liste di attesa per visite ed esami in tempi inaccettabilmente lunghi, la sicurezza della convivenza che lo Stato deve garantire, anche contro il rischio di diffusione delle armi. Pazzesco. Allora, Antonio Padellaro, al di là di questo passaggio appunto profetico nei 18 minuti del discorso di fine anno, però quello che abbiamo, diciamo, estratto fior da fiore sembra un po' un controcanto a come il governo ha raccontato quest'anno appena concluso. Allora, anche alla luce di questo ti chiedo se diciamo, dobbiamo aspettarci un anno iniziato peraltro con la lettera a cui facevamo riferimento prima, no? Di richiamo a governo e Camere, dobbiamo aspettarci un anno in cui il Presidente della Repubblica tenderà a, come dire, a riportare nel, diciamo, con la sua controllazione le cose alla realtà, al di là del racconto spesso propagandistico, insomma, che ne viene fatto. Il Presidente della Repubblica agirà nei limiti dei suoi poteri. Il tema che stiamo affrontando questa sera e il tema, è stato detto prima molto bene dalla professoressa Urbinati, della inadeguatezza di una classe di governo che non è un piccolo aspetto perché riguarda proprio l'intralcio all'azione di governo. Tra l'altro, tornando un attimo indietro, Delmastro è assolutamente innocente in questo caso, però è sfortunato. Perché è sfortunato, sì, perché Delmastro è il protagonista insieme a Donzelli di quella famosa rivelazione dei documenti riservati, eccetera, su cui non torniamo. Quindi il tema è quello della non tanto del Presidente della Repubblica, Marianna, ma del Presidente del Consiglio. Torno sul punto. Il Presidente del Consiglio dovrà affrontare soprattutto nel 2024 delle questioni anche internazionali che riguardano l'Europa, che riguardano il governo di questo Paese. E il tema e il problema è questo, con questi personaggi, alcuni dei quali danno l'impressione, Luca, di non essere al governo, ma una specie di Luna Park, dove passano dal tirassegno alla ruota della fortuna. Si dovrebbe dimettere. Guarda, il posso dirti una cosa, io personalmente sono stanco di sentire l'opposizione che continuamente gioca di rimessa chiedendo o le dimissioni oppure si presenti in Parlamento. Io credo che un'opposizione non può limitarsi semplicemente a chiedere le dimissioni di questo o di quello. Io credo invece che se ci fosse la possibilità, il Presidente Meloni doveva già da tempo procedere a un rimpasto di governo per sostituire dei ministri e dei sottosegretari che sono inadeguati, ma questo non per una parte o per l'altra, ma per il bene di questo Paese. Marianna, ti prego, fai tu la domanda perfida a Senaldi perché si sta ma scaldando. No, cosa c'entra con Pozzallo che non ha incarichi di governo? È in maggioranza. Un rimpasto non avrebbe toccato Pozzallo. Senti, vogliamo fare l'elenco, scusami Piero, vogliamo fare l'elenco di tutte le cavolate a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi? Vogliamo parlare del Frecciarossa fermato alla stazione di Ciampino? Ma quello che male ha fatto, non la finiamo più, nessuno. Non la finiamo più. Ma non è vero. Ma perché invece di questa difesa patriottica? Allora, per esempio, a te non piace la Sant'Anchè, no, scusa, non ammettete. A te non piace la Sant'Anchè. I dati del turismo sono i migliori. Ma chi se ne frega dei dati del turismo? Chi se ne frega? Se la società, c'è un ministro della società del turismo, di cui la Sant'Anchè è titolare, cambiamolo perché ha i bilanci che non funzionano. C'è un ministro dell'agricoltura, no. L'agricoltura va bene. Marianna, vai, prendi la parola. Siccome lo conosco come una persona mite, notoriamente, non vorrei che fosse armato. Ma per fortuna è a distanza. È in collegamento. Adesso siamo proprio alla delazione.
vai. Della saggezza della legittima Saudinati. Difesa. Guardi, riferiamo. Ah, per legittima difesa, allora sei tu l'aggressore. Ma dai. Ho bisogno della saggezza della professoressa Ubinati, perché no, guardi, di qui di saggezza ormai. Nel discorso di fine anno il presidente Mattarella ha fatto una specie di sintesi di due forme, di due mentalità. Una mentalità fondata sulla violenza e sulla guerra, una mentalità fondata sul vivere civile libero e quindi su pace. Sono due mentalità e lui le ha spiegate con esempi concreti e vivi e con parole molto chiare. Tra questa mentalità che appartiene al vivere civile libero c'è l'idea che l'orgoglio nazionale non abbia nulla a che fare con il bene di una parte, ma vuole il bene di tutti e quindi anche di coloro che sono in difficoltà o che fanno, diciamo così, file di mesi per avere una normale visita ospedaliera. L'orgoglio patriottico è fatto di una difesa delle istituzioni che non sono proprietà di chi le fa governare e le manda avanti, ma sono di tutta la popolazione, anzi sono del popolo italiano scritto nella Costituzione, che non è legato a nessun partito, a nessuna maggioranza, e sta sopra ogni partito e sopra ogni maggioranza. Quindi Mattarella ci ha fatto una straordinaria lezione di, diciamo, mentalità del vivere civile libero, rispetto al quale questi atteggiamenti, che sono tra il goliardico, il superficiale e il buffonesco, sono davvero, diciamo, senza parole, ci lasciano senza parole, perché significa che ci sono davvero due Italie. Allora, adeguatezza della classe dirigente, che bello quel discorso con il drone che metaforicamente rappresenta gli italiani, che entra dentro le istituzioni, le porte aperte e trova Mattarella. Speriamo di trovarlo sempre lì. Ma Padellaro, voi del Fatto Quotidiano avete avuto il merito, sono un altro giornalista, di aver sollevato il caso Verdini, un caso che ha portato all'arresto del figlio dell'ex senatore di Forza Italia, peraltro dei domiciliari, peraltro coinvolto in questa inchiesta. Allora la domanda è, su questo tu dicevi non deve intervenire, non è tenuta la Meloni a intervenire sul caso Pozzolo, però su questo tema che riguarda ancora la classe dirigente, riguarda ancora i rapporti mucilaginosi di certi poteri, agenzie di intermediazione, consulenze, appalti, su questo dovrebbero parlare o lei o Salvini? Ma guarda, c'è un adesso è così, però c'è un'inchiesta della magistratura che sta andando avanti. Certo, ci sono stati dei provvedimenti gravi nei confronti del figlio di Verdini. Ricordiamo che papà Verdini ha già i suoi problemi da affrontare, anche lui gli arresti domiciliari, ma il punto centrale di questa vicenda è l'ANAS, perché stiamo scoprendo dai giornali, esatto, che questa lobby, chiamiamola così, e interveniva per promuovere i funzionari dell'ANAS che si dichiaravano disposti ad aiutare gli amici a fare certi lavori, a vincere certi appalti, ad avere certe facilitazioni. Questo è un aspetto grave e su questo credo che il ministro delle infrastrutture Salvini dovrebbe dire qualche cosa, cioè dovrebbe almeno spiegare in che modo l'ANAS in questa storia è, in che modo è coinvolto e se c'è da preoccuparsi per quello che, tra l'altro, c'è una questione enorme che è alla, diciamo, che l'ANAS e altre infrastrutture gigantesche dovranno affrontare, quello del ponte sullo stretto. Quindi siamo alle prese con una questione, Marianna, non piccola. E quindi, certo, se Salvini si degnasse di dirci qualche cosa non sarebbe male. Però se da una parte Salvini, nonostante le ripetute richieste dell'opposizione, non riferisce, Pietro Senaldi, le difese anche dalle parti del governo, no, mi sono sembrate piuttosto tiepide, cioè non c'è stata una chiusura difensiva da parte dei rappresentanti dei partiti di governo su questo caso. C'è un po' di freddezza, se non di prudenza. Risulta anche a te o è una mia lettura maliziosa? Come no, ma sai cosa mi piace a me? Che Verdini, che io ricordo che essere uscito dal centrodestra per sostenere dei governi di sinistra, se la storia, diciamo così,
se mi sembra questa la storia, nel momento in cui il figlio è indagato torna di centrodestra. Cioè, ma lui ha lasciato la politica. È un dirigente del tuo gruppo editoriale. Vogliamo ricordarcelo che lui ha mollato il centrodestra per sostenere i governi di sinistra? Quindi lui lascia la politica da sinistra. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma lo ricordava il tuo giornale oggi. Ma di che cosa stiamo parlando? È un'altra storia. Ma perché devi sempre gettare, dovete sempre gettare la palla in tribuna ogni volta che i vostri amici vengono colpiti? Ma miei amici, scusa un attimo. Dopodiché, allora, comunque, noto che Verdini è tornato... Scusami, torno sulla domanda, però veramente specifica. Le uscite, le prese di posizione dei rappresentanti del governo su questa storia sono sembrate tiepide. Al di là del fatto di come è stato conosciuto, ora nessuno vuole... Ma proprio perché non lo riconoscono come un loro esponente. Cioè, nessuno del centrodestra riconosce Verdini come un proprio esponente politico. Beh, insomma, c'è anche addirittura un legame di parentela. Renzi come un proprio... No, non c'è nessuna parentela. Ok, come ma non... sarà Renzi che riconoscerà come esponente politico della sua parte Verdini, no? Che era al centro del progetto del Partito della Nazione di Verdini. Non era Salvini al centro del progetto politico di Verdini, mi sembra di ricordare. La domanda riguardava Salvini e se deve parlare dell'ANAS. Questa era la domanda. Salvini non ha responsabilità, no, che noi ne sappiamo. No. Io non lo so, non lo sai neanche tu, perché sennò l'avresti scritto. Sull'ANAS, di questo ci metto la mano. Ma come no? È il concessionario degli appalti. Ma non che stai dicendo? Ma cosa deve riferire? Cosa deve riferire in merito a Verdini? Ma non a Verdini, alla gestione dell'ANAS, a quello che sta avvenendo, sta uscendo fuori, che venivano raccomandati dai funzionari perché agevolassero la lobby di Verdini. Ma non in questo governo, Antonio, non durante il governo Salvini, c'era un altro governo. Ma parliamo diciamolo, perché sennò la gente a casa non lo sa, c'era un altro governo. Va bene, vi fermo, guardano un altro solo governo, un secondo perché incombe il super spot, è sacro, no, è importante. Ci fermiamo solo un attimo, torniamo subito dopo. Marianna, una telegrafica morale della puntata ce la deve dare, che dici, la professoressa Urbinati? La professoressa Urbinati, no, temevo la chiedessi a me, no, assolutamente la professoressa Urbinati. Telegrafica, qui non siamo proprio d'accordo sui criteri fondamentali dello Stato di diritto e dello Stato moderno. Ci sono un poco di confusioni e ci tende ciascuno a salvare, a difendere la propria parte, però io ritengo che sia importante tenere una distanza anche tutti gli attori, anche gli attori di opposizione, per riuscire a capire, a vedere meglio, a sapere distinguere, diciamo, il grano dall'olio qualche volta e sapere dire quando le cose non funzionano o quando le cose devono essere raddrizzate se sono storte. In questo caso ci sono alcuni diciamo provvedimenti anche simbolici da prendere, che sarebbe necessario, secondo me, che la Presidente Meloni si prendesse questo coraggio a quattro mani e si ponesse di fronte a questi problemi di, diciamo, imbarazzo per il governo e per tutto il Paese. Bene, speriamo domani di vedere ridiviva in studio Marianna Aprile. Ricordiamoci oggi che il modo migliore è chiudere con una bellissima citazione di Flaiano: c'è qualcuno che si ostina a spostare la soglia del ridicolo. A domani con In Onda! Arrivederci.